Questo è il brucomela. Chi? È il brucomela. Cos'è il brucomela? Oddio, non sei mai stata a Gardaland? Sì. Questo è il brucomela. Ma no. Sì. Con il bruco intendi quello sfigatissimo verde che va ai due all'ora? Sì, è quello dei bambini. Quello dei bambini? Allora, siamo appena arrivate a Manarola. Oggi vogliamo visitare due delle cinque terre, Manarola e Vernazza, forse Corniglia, non so, dipende da come ci prende. E siamo venute a Manarola con la macchina perché parcheggiare... pagando la modica cifra di 14 euro. 15. Il parcheggio costa 2 euro l'ora e vabbè, siamo in due, quindi ci sta. Però è meglio che Rio Maggiore perché Rio Maggiore costa 3,50 euro l'ora. Quindi se volete venire alle Cinque Terre in macchina, o parcheggiate a Spezia, però il parcheggio costa tanto quanto, oppure venite direttamente a Manarola, scendete in paese e poi prendete il trenino, come faremo oggi. Ho finito una cassetta dell'offerta in chiesa. Ma no. Adesso bisogna camminare fin giù al paese. Ed è una bella passeggiata lunga lunga. Mi alleno per venire al mare. Vero, abituata ad andare al mare a... dov'è che sei? Chiavari? Sì. Dove la spiaggia è a 500 metri da casa sua. Se vogliamo essere molto generosi, sono 500 metri. Mentre qui è un continuo, sali, scendi, vai su, vai giù, scale, scalette, scalette, scaline. Ciao! Mi giudicano perché vloggo. Grazie. E quindi è un continuo workout e non ci abituiamo. Noi dobbiamo arrivare lì. No, sì, è più il ritorno. Il ritorno, sì, effettivamente. Comunque si è fatto terrazzo. Ti dicevo, lì ci vai col brucomela. Col brucomela. Brucomela. E cosa fai con brucomela? Sono vigneti lì, non so cosa sono. Si raccoglie l'uva con brucomela. Ci faranno la raccolta, vedi che hanno tutto terrazzato. Posso andare via? Ma carino qua però. Pasta al pesto solo gioia. Tu hai la voce da snob. Io non ho la voce da snob. Io non ho la voce da snob. Smettila. È stupida. Cioè, obiettivamente. Smettila. T'ho detto io. Ok, ammetto di non avere una voce molto alla mano. No. Snob. È la parola giusta. Non è snob. No. Sì, lo è. No. No, è che secondo me perché allungo molto l'ultima lettera delle parole. Ah, ok. Ho capito cosa intendi. Sberle. Guarda, vero, io mi sono gettata da quello scoglio lì. Da lì? Fuh, giù. Okay. Ti giuro, il video che lo documenta. Col video che... Lassù, in punta, mi hanno detto che c'è un bar figo. Mette qui per terra. Per terra, terra? Terra, terra. La gente si mette davvero per terra. Sì. Uno dei posti migliori è quello che sorba tra le chiese. Abbiamo scelto la giornata giusta. C'è un tempo papà de merda. Yuppi. Già che ci sono, vi dico che... Allora, ho iniziato a leggere un sacco di libri. Ho iniziato con La ragazza del treno, o meglio, l'ho finito perché l'avevo iniziato a dicembre. E... consigli, allora, gli do un voto 6 su 10. È abbastanza noioso. E si ravviva soltanto nelle parti finali, dove diventa interessante, ma anche un po' esagerato, cioè un po' fuori dal tempo. Non lo so. Poi ho letto La verità sul caso Eric Bird di Joel Dicker. Questo 10 su 10 è bellissimo, un libro fantastico che è proprio... Prego. 700, sì, me l'ha consigliato Veronica. Sono tutti i libri che mi ha consigliato Veronica. Questo è no, prossimo. La ragazza del treno è tutto no, no, è vero. Sono 800 pagine, ho letto in 4 giorni. Ok, sono al mare, però dettagli. E è un libro che ti prende dalla prima pagina, lo lasci all'ultimo, lo finisci e dici
E adesso? Infatti adesso ha anche scritto la seconda parte, che non c'entra niente col caso Eric e Bert, ma comunque è sempre lo stesso. Cos'è il coso? Il narratore? Sì, sì, è la voce narrante. Voce narrante. E ha scritto la seconda parte. Mi sta piacendo, sono a pagina 350, finalmente inizia a succedere qualcosa. Però secondo me è interessante perché da qui in poi si stravolge tutto quello che ho letto finora. Quindi vediamo. E poi ho letto la Casa delle Sorelle di Charlotte Link. Sì. Non lo so. Sì, mi sa di sì. Mi sa di sì, Charlotte Link. E quello voto, cosa ho dato? 8 su 10. Bello, un po' più lento del caso Eric e Bert. Diciamo che dopo che hai letto quello, un po' tutto ti sembra lento e noioso, perché è davvero fenomenale quel libro. Però merita anche quello e mi è piaciuto. Questi sono tutti libri tipo storia nella storia, a parte La ragazza del treno, e sono libri che a me piacciono, quindi ve li consiglio. Ho consigliato Eric e Bert a quasi tutti sulle mie storie su Instagram. Molti l'avete comprato e molti mi avete ringraziato, quindi ve lo consiglio davvero. Basta, adesso continuo a leggere così vi saprò dire anche questo com'è. Il prossimo che ti do è Il profumo delle foglie di limone. Sempre stare nella storia, bellissimo. Ho anche il libro di Zaffon che devo leggere. Sì, Il palazzo della mezzanotte di Zaffon. È un po' più diverso rispetto al genere che hai letto finora, ma sempre carino. Lui scrive molto bene, secondo me. Ve l'ho detto che era una nerd. Ah, tu non l'hai visto quel video. Che video? Cosa hai detto? Non l'hai visto quello dei tre mesi, mi fermo a tre mesi? Che a un certo punto decanto dei tuoi doti da nerd che mi hai regalato, che mi hai prestato un sacco di libri. È una nerd. Io non sono una nerd. Leggo. È diverso. Non sono una nerd, leggo molto. Abbiamo scelto il giorno peggiore. Io ho fatto prestino il bagno e sto morendo di freddo. Sto prendendo i quadricipiti al mare. Non lo so. Allora, super premio, che indovina cosa ho preparato per pranzo. Cioè, è una cosa che non fa mai. Non, giuro che non mangio questo ogni giorno, però i giorni in cui mi devo fare le schiscette è la cosa più buona e più pratica da portarmi in giro. Riso, tonno, ceci, pomodori, basic. Una certezza. A metà di Manarola c'è questo, cunicolo, dove c'è la stazione. L'utilità del brucomela. Che figata. Vedi, vanno a raccogliere l'uva, te l'ho detto. Ero andata in stazione per prendere. Mi impegno a fare la faccia menosa. Che anche palle, la mia espressione davanti quando va lì. Noi comunque eravamo andati in stazione per prendere il treno per Vennazza, ma abbiamo scoperto per 5 minuti di treno costa 4 euro andare e tornare, quindi abbiamo deciso di rimanere a Manarola e con quegli 8 euro piuttosto impiegarli, non so, in un bel caffè in terrazza sul mare, quindi investirli in modo migliore. Facciamo economia per qualcosa. Serve a quello la laurea, scegliere 8 caffè. Ora che gliel'abbiamo detto che sono molto più tranquilla. Senti, in quale caso tu gli hai detto che sono nerd? Non ti ho trovato un'amichetta. Ehi, ehi, vuoi che ti presento Luna? Che ti presenti, eh sì. Ehi, scusa, vuoi che ti presenti Luna? Sì. Oh, ehi, ciao. Ehi, Luna 2? Luna 8? L'1? Sole? Oh, come ti chiami? Micio. No. No, Micio no. Eccolo, è come Luna. Ma tu lo mangi il petto di pollo? Sì, mi appassa. È proprio riccio. Cioè, la nemmeno cicciotto. Non mangia pollo. Mangia croccantini. Non è come Luna. Ehi. Ehi. Ehi.
non incontrare mai Luna. E ti direbbe su, lo sai. Non si mangia questa roba, si mangia il pollo. Qualche lingua. Ok, ciao. Un'altra bella salita. Tu qui fai affondi. Che spettacolo. Guarda, fanno i centrifugati. Buoni. Io ne voglio uno. Centrifugato. Oddio, guarda com'è blu l'acqua. Ah, quello lassù. Corniglia. Ok. Penso. Tipo, la stazione di Corniglia è qui. E c'è una scalinata qui per salire al paese. Te l'ho voluta risparmiare. Grazie. Te devi fare tutto questo a piedi. Sì, c'è uno stronzo che l'ha fatto lì sopra. Bene, dato che la coda è chilometrica, ritorniamo dove eravamo prima. Sei contenta? Vero, non te lo possono fare lì il centrifugato, andiamo. Non è colpa mia se non ti fanno il centrifugato. Molto cattiva. Io ci ho provato a portare. Diamo dei consigli su cosa prendere al bar. Allora, solitamente caffè espresso. Caffè espresso è un'ottima soluzione. Se avete qualcosa di fresco, visto che è l'estate, noi adesso abbiamo preso uno shakerato e ci siamo chiesto al tizio, animo, voglia di vivere uguale zero, come poi l'abbiamo chiesto. Sì, sì, avevano messo lo zucchero, perché a noi piace senza zucchero. Solo che delle volte anche meglio senza zucchero. Lo mettono e non te lo dicono, sostenendo che non si riesce a montare se non c'è lo zucchero, quindi onde evitare, noi gliel'abbiamo chiesto e non se non ci ha mentito, tanto lo sento subito perché cioè, non essendo abituato allo zucchero lo senti subito. Quindi ottimo quello, se volete qualcosa di più, centrifugati o spremute, soltanto... Che parola toccata. Se no ci sono anche succhi di frutta, ma dovete chiedere se sono 100% frutta. Non lo saranno mai. No, per il resto... vero, alcuni c'è scritto proprio solo 100% frutta. Solitamente lo sono, quello all'ananas, quello all'arancia e quello al pomperno. Che formazione. Poi per il resto, qualunque cosa di fresco. Della triste acqua. Acqua. Se no di caldo, vabbè, qualunque cosa, basta assicurarsi che non vi ci mettano lo zucchero, perché nel caso lo vogliate mettere, poi lo potete dosare voi, potete mettere del miele. Miele muore meglio. E vabbè. Così al bar. È bello figo. Caffè, arriva al mare. Top. Adoro. Sai che se bevi con la cannuccia non sporchi i denti? La ragazza di mio fratello beve sempre con la cannuccia. L'avevo già di miei. È vero, piccolo Alzheimer. Soprattutto tipo se uno beve tè verde, queste cose. Sì, ma qua. Sai cosa faccio? Tipo che lo mando in fondo, però poi lo rifaccio in mezzo giro. E non riesco a ingocitarlo direttamente. Ah, fucking genius, bellissimo. Faccio la centrifuga col caffè. Vuoi sciacquarteli pure al posto del collettore caffè? Ma ti giuro, ho questa tendenza, cioè. Io sapevo che lo facevano alcuni con il tè verde, perché macchie sensibilizza molto i denti, nonostante abbia un sacco di altre proprietà. Ma qualunque tè. Io soprattutto il tè verde. Non so come facevi. È sbiancamento quello. L'ho fatto una volta. Si è lodato lo sbiancamento. Io non vedo l'ora di farlo di nuovo. Ma io non mi sembrava. A me piace un casino. Anche perché dopo che l'ho fatto ho bevuto il caffè. Che imbecille, non devi né bere né mangiare roba colorata per me. Ma ti pare io non giorni. Mangio roba colorata? Minchia tu. Cioè mangi in bianco, manco stessi male. Se mi stai all'ospedale. Sei malata? No, ho fatto sbiancamento. Mangiami il cioccolato. Sbiancamento. Denti neri. Le ragazze in spiaggia. Io. Andiamo a nuotare. Sono sexy. Tipica merenda da spiaggia. Gallette. Pesa. Pesa. Uova. E io ho... È troppo buono.
Siamo tornate! Ehi, Lu! Luna, ti ho trovato l'amichetto! Però tu sei più bellina. Sei arrabbiata? Perché non hai mangiato il pollo? Guarda che lui mangia croccantini. Ha trovato il suo cunicolo. Lei entra qui. Lì. Anzi, si posiziona. Che topolino! Brava Luna. Brava. Io ti avevo trovato fidanzato. Dopo tutta questa giornata in giro per le cinque terre, una, cinque terre. Siamo tornate a casa, ci siamo lavate tutto, siamo andate a cena fuori, cena di pesce. Eri già isolata. Back to basic. Plate one. Plate two. Naturale. Altro stilo? Grigliata per due. Vero, quella non si mangia. Diciamo da lì. Vero, devi fare la menosa qui perché sennò non va bene. C'è anche. Ecco. E adesso siamo venuti a fare un giro a Porto Venere di notte. Porto Venere by night. Vediamo com'è la situa perché la Spezia di notte è deprimente. Era un po' tristina, sì. Sì. C'era un tizio che, com'è che si chiamava? Il cantante neomelodico barra Baudelaire della situa. Bocchi? Baudelaire. Sei una secchiona. Dai, imbecile, lo conoscono tutti, è l'autore delle Fleur du Mal. Stupida che sei. Famosissima. Conosciuto in tutto il mondo. Sì, lo è davvero. No, lo è seriamente. Baudelaire è un letterato francese famoso per è quello che ha inventato lo spleen e il mal de vivre. Che bello, veramente zero. Ma di musica non quello che hai visto, non è che vabbè, certo. Ciao, tu come ti chiami? Sembra morto. Ehi, gatto, tu lo mangi il pollo? Mi sa di no. Si stiracchia. Ehi, gatto, petto di pollo? Niente. Io e Vero siamo appena tornati a casa, ci siamo avute la serata visto che domani torna a Chiavari. E si fa cambio con Jimmy. Domani si incontreranno lei e Jimmy, tipo la mia migliore amica e il mio ragazzo. Perché ancora non c'è stata occasione, quindi non vedo l'ora. Mezzanotte, siamo distrutte. È stata una bellissima giornata. E adesso andiamo a nanna. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che questo travel vlog, giornata, vlog, consigli, non lo so, vi sia piaciuta. E noi ci vediamo nel prossimo video.